Ma esiste l'espresso italiano senza la miscela? L'espresso italiano nasce con la miscela, perché una delle cose che dovevano raggiungere degli obiettivi era quello, logicamente, di avere un pannello resistente alla pressione. Quindi l'unico modo per ottenerlo all'epoca era quello di mettere insieme più origini di caffè. Poi si accorsero che la miscela soddisfaceva molto il gusto degli italiani, perché gli italiani sono abituati alle orchestre, sono abituati alle cose complesse, sono abituati a cercare le emozioni, perché tutto questo naturalmente deriva anche dalla complessità della nostra gastronomia, della nostra cucina, dei nostri gusti e dal nostro senso dell'eleganza. Ma l'espresso italiano non potrebbe vivere ed esistere senza la miscela? Perché la miscela fa parte di quella componente di arte che alla fine dei conti è nostra, è insita ed è il frutto di generazioni di torrefattori che andando in giro per il mondo a cercare qualcosa che stia bene insieme, sono riusciti a fare anche qualcosa di inimitabile. La cosa più bella, più interessante, è che oggi, mentre tutto il mondo va verso le monorigini, le miscele italiane, le miscele per espresso italiano conquistano il mondo e lo conquistano proprio grazie all'unione di tre componenti: la potenza, la perfezione, ma soprattutto la profondità che hanno e la capacità di conseguenza di fare sognare non solo nel momento in cui consuma la tazzina dell'espresso, ma per molto molto tempo anche dopo.